Siamo all'aeroporto di Cuneo Levaldigi e dietro di me stanno salendo i 61 sanitari, donne e uomini della sanità piemontese, che partono per la Turchia per portare il loro sostegno, il loro intervento, il loro aiuto, la loro professionalità in questo luogo di grande disastro e di grande sofferenza. Gli aerei della Guardia di Finanza sono due che trasporteranno il nostro personale, faranno una sosta tecnica a Brindisi e poi per le 17.30 di oggi pomeriggio arriveranno in Turchia, arriveranno sul luogo del gravissimo terremoto e daranno vita all'ospedale da campo MP2 che la Regione Piemonte ha in dotazione per far sì che operativamente il Piemonte e l'Italia siano vicini a queste popolazioni. Aiutare chi ha bisogno è un dovere non solo istituzionale, è un dovere etico, è un dovere morale che sta scritto nel cuore di ciascuno di noi. E allora io sono contento, ho un anno da quei voli in cui da Torino gli aerei partivano per andare a raccogliere, ad accogliere i ragazzi malati di cancro che dall'Ucraina necessitavano di cure e per causa della guerra non potevano essere assistiti. E salivano sui nostri aerei e tornavano in Piemonte e venivano curati a Regina Margherita, ecco, a un anno di distanza giusta, 61 sanitari, un ospedale da campo di cui ce ne sono 12 in tutto il mondo, che è la Regione Piemonte A, parte e dà aiuto, perché è un dovere e allora noi diciamo grazie come Piemonte, perché davvero queste persone rappresentano l'orgoglio piemontese e l'orgoglio italiano.